Ferdinando Croce, assessore alla protezione civile e giardini Naxos, come nasce questa iniziativa? Nasce innanzitutto su iniziative proposte dell'attivissimo e virtuoso gruppo comunale dei volontari di Giardini Naxos, ai quali quindi in primis va il ringraziamento dell'amministrazione comunale, ritengo di tutta la complessa organizzazione che è stata messa in piedi all'esito della iniziativa che abbiamo celebrato stasera e stamattina. Abbiamo ritenuto che sensibilizzare la popolazione, soprattutto la popolazione giovane, quindi gli alunni delle scuole elementari e medie, degli istituti riuniti del territorio di Giardini Naxos, fosse fondamentale. E man mano che abbiamo organizzato questa iniziativa abbiamo colto quanto fosse importante e di estesa portata, al punto che poi abbiamo trovato la entusiastica e anche qui la gratitudine va rimarcata partecipazione e sostegno del Dipartimento regionale di protezione civile, con i quali abbiamo messo un po' in piedi tutta una serie di iniziative che oggi sono racchiuse e rappresentate in questa dimostrazione. E tra l'altro c'è anche un momento importante di carattere, potremmo dire, istituzionale, perché il raduno delle organizzazioni che si celebrerà da qui a poco, insomma, a chiusura di questa bella manifestazione con tutte le varie comunità locali, quindi comuni, sindaci, sono tanti presenti e li voglio ringraziare anche per la presenza, e racconteranno le buone pratiche di protezione civile, tutte quelle attività di prevenzione fondamentali che devono essere coniugate e divulgate a favore della cittadinanza affinché non ci si faccia troppo far trovare impreparati in presenza di eventi emergenziali, quale quello appunto di un terremoto, che era in particolare l'oggetto della manifestazione di questa mattina. Quindi ovviamente grande contentezza e soddisfazione. Ci sarà un incontro di 40 sindaci con i loro gruppi di comunali e con le loro associazioni di volontariato. Ecco, Giardini è al centro dell'attenzione regionale per fare il punto della situazione, possiamo dirlo meglio, per sviluppare attività di prevenzione e strategiche di protezione civile, anche come il ministro Musumeci ha ribadito fino a ieri per quanto riguarda l'attività antincendio che è alle porte. Assolutamente, intanto sì, mi piace sottolineare il ruolo comprensoriale che può assumere Giardini Naxos anche per la posizione strategica che ricopre in questo territorio, insomma, a cavallo tra la costa e il vulcano, e quindi tutto un comprensorio che racchiude due province, in realtà quella di Messina e quella di Catania, e per questo il respiro ha avuto grande eco di carattere regionale. E poi il ministro Musumeci, che ha anche consegnato un messaggio di saluto significativo rispetto al ruolo del volontariato e poi all'attività di prevenzione, che si manifesta innanzitutto col tema degli incendi, che è probabilmente quello di maggiore interesse in questa fase, coniugato poi all'altro grande tema della siccità, quindi l'emergenza idrica, che assume a volte portate magari non emergenziali, cioè non rappresentano episodi specifici singoli, ma un diffuso momento di prevenzione che deve essere posto in essere dalle amministrazioni titolari della gestione della risorsa idrica, e quindi tutti questi elementi insieme ci consentono di dire che la cultura della prevenzione è al centro di questo territorio, deve essere appunto condivisa con tutte le altre amministrazioni comunali, appunto si è detto circa 40 che sono presenti oggi pomeriggio, e con le quali quindi iniziare a fare un ragionamento a rete, come d'altra parte il codice della protezione civile ci insegna, un sistema policentrico che è sia verticale a livello istituzionale ma soprattutto orizzontale con tutte le organizzazioni, penso alla Croce Rossa, al Corpo Forestale, alle Misericordie, e i gruppi comunali di protezione civile, le associazioni di volontari, carabinieri e così via, insomma davvero un complesso sistema che penso che possa oggi portare a prevenire prima ancora di poi andare a, purtroppo, quando si verificano gli eventi emergenziali, creare delle iniziative di emergenza. Voi siete favorevoli all'incremento del numero dei volontari del gruppo comunale? Ovviamente il gruppo comunale oggi conta un numero certamente mai sufficiente per fronteggiare certe emergenze, quindi la necessità che il comune di Giardini, come tutti i comuni, pongano in essere delle attività, per esempio di carattere formativo, si è detto anche stasera, che portino ad esempio a saper guidare i mezzi antincendio, ma anche a porre in essere le più disparate attività appunto di protezione civile, sono iniziative puntuali di assistenza alla popolazione che mirano a moltiplicare il numero dei volontari. Ritengo che in un territorio del genere il fabbisogno sia superiore rispetto alla necessità, a quella che è la disponibilità effettiva. Questo è ovviamente un impegno che l'amministrazione comunale può e deve assumere all'esito di iniziative come questa, che servono proprio a riflettere su quali sono le necessità future di un territorio.